11 settembre 2001, come dimenticarci, quelle scene sono impresse nella mente di tutti noi. E naturalmente anche gli scrittori nordamericani, tanti di loro newyorkesi, non possono che reagire a questo evento. Devono scrivere, ma non sanno come scrivere. C'è un'ambiguità di fondo. All'inizio la scrittura non può che essere autobiografica, non puoi che raccontare la tua esperienza di quell'evento. Ma come trattarlo narrativamente è un problema che gli scrittori nordamericani si pongono immediatamente. Viene subito in mente il testo di Jonathan Safran Foer, molto forte, incredibilmente vicino. Un bambino di 9 anni, Oscar, perde il padre in quella tragica mattina e non può che cercare le tracce del padre attraverso un viaggio, un'avventura nella New York dei giorni che seguono e delle settimane che seguono il tragico evento. Viene in mente L'uomo che cade di Don DeLillo, quella scena che tutti abbiamo negli occhi di quell'uomo che si lancia per cercare un'altra morte proprio in quella mattina in quella Torre Nord in fiamme. L'uomo che cade è un romanzo che riflette anche metaforicamente sulla caduta e il fatto che la tragedia te la porti a casa e cambia la tua vita, devi fare i conti con uno sconquasso tale che devi in qualche maniera ripensarla tutta. Viene anche in mente Joseph O'Neill, Netherland, anche qui una famiglia che raccoglie i pezzi di questi occhi pieni di morte, queste narici piene della puzza, della carne che brucia. Viene in mente anche David Foster Wallace che in quella mattina bussa alla porta della sua vicina di casa, Mrs. Thompson. Trova una famiglia incollata alla televisione, come tutti noi, e ha bisogno di scrivere di quel momento comunitario, collettivo, a fare i conti con un'America che cade. Il testo più iconico è questo testo a firma di Art Spiegelman. Lo ricorderete, è colui che ha descritto il nazismo con dei protagonisti topolini che appunto raccontano Auschwitz. Qui racconta l'11 settembre. Guardate questo titolo, In the Shadow of No Towers. Un evento violento ha tolto le torri, ma ha lasciato l'ombra. Quell'ombra è esattamente quella con cui cerca di fare i conti Spiegelman con la sua arte. Vedete, ritorna l'uomo che cade come figura cruciale di cui abbiamo già parlato per Don DeLillo. Tutti abbiamo a che fare con la caduta di quelle torri e con l'ombra che hanno lasciato. Qui Spiegelman propone tante narrazioni politiche e autobiografiche che provano a fare i conti con questa violenza, con questa assenza, con questa ombra che rimane scura e tragica.